Buongiorno a Mario Fornari di Telema Group. Con lui voglio parlare della forza di questo gruppo, quali sono i driver del successo di Telema. Il gruppo nasce nel 1975 e in questi quasi 50 anni di attività abbiamo espanso la nostra attività un po' in tutto il mondo. Siamo presenti in 3 continenti, non siamo solo in Sud America, ma siamo fortemente presenti ovunque con unità di produzione e quasi sempre anche di dimensionamento degli oggetti che vendiamo, soprattutto nel lato del ferroviario e della distribuzione dell'energia. Diciamo, DaTeK è configurato più o meno nella stessa maniera. Anche nel caso DaTeK noi seguiamo il prodotto dalla progettazione fino alle prove in sala prove, per poi metterle sul mercato, discreta confidenza sulla reazione delle macchine alle condizioni di esercizio. Quindi hanno delle caratteristiche di innovazione tecnologiche per i sistemi di climatizzazione, intendo dire i prodotti MyDaTeK, che è un marchio, ricordiamo, del gruppo Telema, particolare, insomma. Assolutamente, noi abbiamo cercato di seguire costantemente l'evoluzione delle normative che riguardano come si fanno gli edifici. Quindi le nostre macchine si sono sempre più adattate al nuovo modo di costruire degli edifici, quindi molto efficienti, molto sostenibili, possiamo dire. Le nostre macchine si adattano molto bene al nuovo tipo di edificio, sia per le potenze erogate dalle macchine, sia per il fatto che lavorano esclusivamente sull'aria. Lavorando esclusivamente sull'aria possiamo controllare da un lato la totale qualità dell'aria, non solo la temperatura ma anche l'umidità, la purezza dell'aria e la salubrità. Ma l'aria è anche particolarmente indicata in edifici di questo tipo ad alta efficienza energetica proprio come vettore per il riscaldamento e il raffrescamento. Sono sistemi a bassa inerzia che si adattano molto bene agli edifici moderni. Un'ultima domanda, in questo caso voi siete sia fornitori che clienti, per quale motivo avete deciso di acquistare un appartamento e come verrà utilizzato? Beh, queste due palazzine per noi rappresentano il primo esempio di una installazione interessante a Milano, dove in questo momento oltretutto l'aspetto immobiliare è molto particolare. Vogliamo esserci perché siamo convinti della bontà di tutta questo edificio, di come è stato prodotto, ideato e prodotto. Sarà un banco di prova per noi, chiaramente, vogliamo esserci dentro, monitoreremo tutto il possibile. L'idea è quella di affittarlo per periodi brevi in modo di poter monitorare un qualcosa di abitato, quindi è un'estensione della nostra sala prove in una condizione reale. Lo utilizzeremo anche per fare qualche evento di presentazione delle macchine. Grazie mille.